C'è qualcosa di più stressante dell'aspettare il risultato del test? Guardiamoli insieme, ok? Cosa? Ho preso una F! E tu, Amy? Va bene, Kevin, sai cosa dobbiamo fare? È ora di tirare fuori il vecchio trucco del cambio di lettera. Che tu ci creda o no, prendere un A nel tuo test potrebbe essere più facile di quanto pensi. Ci vuole solo un po' di creatività e un occhio attento. Non preoccupatevi, abbiamo consigli molto più intelligenti, proprio come questo, per aiutarvi a rendere le vostre giornate a scuola un po' più facili. Hai dimenticato di studiare per il test di algebra di domani? Taglia una gomma al centro senza passarci attraverso con tutta la lama. Adesso taglia dall'altra parte e togli il pezzo che hai creato. Una volta che lo hai tolto, stendilo ed aprilo. Prendi la colla e stendila su entrambi i lati. Su un piccolo foglio di carta scrivi tutte le equazioni che ti servono per il test e incollalo sulla gomma. Una volta asciutto, piegalo e chiudi. Ehi, ho sentito che stai vendendo delle gomme? Sì, i dolcetti vanno bene lo stesso. A sinistra abbiamo algebra e a destra analisi. Scegli tu, ma sbrigati. Sì! Ok, adesso battere. Tutto a posto. È ora del test. Ma a differenza del resto della classe, queste ragazze hanno le risposte a portata di mano. O meglio, a portata di gomma. Cacchio, queste domande sono difficili. Ma per fortuna hanno un rimedio. Oh sì, nessun problema. Ah, chi avrebbe mai immaginato che queste formule potessero andare su un pezzo di carta così piccolo? No, Amy non è affatto stanca. Attenta, Lily, l'insegnante è proprio lì. Tempo scaduto, consegnate tutto, ragazze. Wow, Lily, spero proprio la cintura di sicurezza fosse allacciata mentre giocavi a qualcosa. Ehi, il mio libro! Accidenti, ho completamente perso il segno. Grazie, Lily. Ah, ti senti in colpa, Lily? Beh, potrebbe esserci un modo per recuperare. E tutto ciò che ti serve è una graffetta. Prendi una graffetta come questa e inclina le estremità verso l'alto e verso l'interno. Vedi che adesso sembra una X? Una volta che ne fai una, puoi farlo ancora con altre graffette di diversi colori. Oh, sono così carine! Ehi, Amy, guarda un po'! Con questa non perderai mai più il segno. Oh, sembra un cuoricino! Sì, ho rimediato. Psst, Lily! Eh? Kevin ha le unghie rosse. Oddio, voglio vedere. Fammi mettere via questa cosa prima che l'insegnante la trovi. Oh no! Tutti vedranno i miei bigliettini, non può essere! Che cosa abbiamo qui? Questi sono bigliettini? Leggiamone uno, che ne dici? L'insegnante è una pettinatura buffa! Beh, rimani tu sveglia tutta la notte a correggere i compiti, poi vediamo come stai al mattino. Di tutti i miei bigliettini non riesco a credere che abbia letto proprio quello. Ti porti appresso cose che sono top secret? Prendi un quaderno e taglia un foglio di carta a metà. Adesso prendi la colla e passala sui lati. Capovolgi il foglio di carta e premi verso il basso, nella metà inferiore dell'opuscolo. Assicurati di premere con le dita di modo che sia ben saldo. Una volta fatto, trova del nastro decorativo e decoralo come preferisci. Noi abbiamo scelto dei cuoricini. Wow, dai un'occhiata a questa pratica tasca per i bigliettini. Ehi, Amy, ne hai una per me? Adesso non dovrai più preoccuparti di spiacevoli capovolgimenti. Allora, che si fa oggi? Oh no, perché sento qualcosa di bagnato? Oh, mi sembra proprio che una delle tue penne abbia macchiato tutto d'inchiostro. È orribile, vero? Ma forse non tutto è perduto. Sì, quello è lo sguardo di chi ci ha visto lungo. Vuoi dare un po' di colore a matita e penne? Riempi un grande contenitore con acqua e aggiungi il tuo smalto preferito. Vai avanti e metti lo smalto nell'acqua. Dopodiché sentiti libera di aggiungere altri colori, disperdendoli casualmente. Adesso prendi la matita e immergila lentamente nel liquido. E sollevala sempre molto lentamente. Puoi farlo tutte le volte che vuoi e puoi sperimentare con colori diversi. Wow, dove hai preso quelle matite? Vuoi che te ne presti una? Grazie mille, Amy.
Ed ecco tirare fuori il meglio dalle cose. Finalmente l'ultima lezione. Ok, mettiamoci qui. Avrò sicuramente bisogno di tutti questi. Oh, avrei dovuto sapere che sarebbe successo. Oh no, ecco che arriva Amy. Ehi, attenta! Oh no, eccola! Accidenti, che stai cercando di fare? Uccidermi o qualcosa di simile? Non volevo farlo, lo giuro. Ah, sta tranquilla. In effetti penso di sapere come risolvere il problema. Hai una bottiglia vuota in giro? Prendi una lama e taglia la bottiglia appena sotto il collo. Occhio alle mani. Dopo prendi una cerniera e apri un pezzettino. Su una striscia di tessuto metti la colla a caldo, ma fai attenzione a non metterla sulle dita. Prima che si asciughi, premi il tessuto con la colla contro l'interno della metà inferiore della bottiglia che hai già tagliato. Adesso prendi le penne e i pennarelli e mettili all'interno della custodia. Adesso sì che sono sani e salvi. Devi prendere in prestito un pennarello, Lily? No, ma che carina! Grazie! Perché acquistare una custodia costosa quando puoi farne una carina come questa? Oh, guarda questi studenti che lavorano sodo! Ma niente può rovinare un buon flusso di lavoro come una bottiglia di colla vuota. Andiamo, ci deve essere rimasto qualcosa qui. Amy sta sprecando il suo tempo. Ok, passamela. Ti serve solo la forza di un uomo per tirare fuori questa roba, fidati. Ok, dammi solo un minuto. Missione di grande forza muscolare inizia ora. Ancora spremendo. Ok, ci deve essere un modo migliore per farlo. So che c'è ancora della colla qui dentro. Oh, quella colla è pronta per uscire ed è molto arrabbiata. Oh, cavolo! Volevo solo un po' di colla sul foglio, non le mie mani piene. Che schifo! Beh, questa sì che è una forza da uomo. Se i vostri tappi di colla si intasano con colla secca, metteteli in una ciotola e fategli un bagnetto. Versate dell'olio normale su tutti i tappi e assicuratevi che siano completamente sommersi. Ora lasciateli a mollo per un po', in questo modo la colla si scioglierà. Ora con un tovagliolo pulite ogni tappo, uno alla volta. Vedete? Nessuna incrostazione. Finalmente non dovrete più preoccuparvi delle incrostazioni della colla quando lavorerete al vostro prossimo capolavoro. Solo colla pulita e a flusso continuo, proprio quando ne hai bisogno. Oh cavolo, pensavo che quella colla non mi si sarebbe mai tolta di dosso. No, allontana da me quella cosa malvagia! Wow, quello skater se l'è mangiata tutta. Ups, scusi, lo metto via. Sembra che dovrei aspettare di finire il video dopo scuola. A meno che... Ho un'idea migliore, Amy! Ti dispiace se facciamo il vecchio trucco che abbiamo provato per guardare il telefono? La prossima volta che hai bisogno di guardare un video in classe, prova a farti aiutare dalla persona che ti sta davanti. Metti semplicemente la custodia del telefono sotto la camicia del tuo amico così. Ora infilate il telefono nella custodia con la maglietta tra i due. Assicuratevi che sia ben stretto. Ehi, cos'è stato? Sul serio, Kevin! Non dimenticare che il tuo amico è ancora attaccato. Meglio assicurarsi che il volume sia spento, altrimenti ti farai scoprire. Kevin, cosa stai facendo lì dietro? Meglio che vada a vedere cosa sta succedendo. Svelto, nascondi le prove! Ehi, signor Appleby! Cosa la porta da questa parte dell'aula? Oh, poteva finire davvero male. Ok, Amy, siamo al sicuro. La fotosintesi. Penso di aver capito tutto. Ehi! Hai studiato per l'esame di domani? Beh... Io sono Jennifer e studio sempre. Fa come ti pare, allora. Come ha fatto a rispondere a tutte quelle domande? Lo studio mi fa venire sete. Lo sta guardando! Sbircia un po'! Ho solo un minuto. Ciao, preziose risposte! Siete così belle! Non riuscirò a memorizzare tutto. Ma questa pellicola di plastica potrà aiutare. E dai! Se metto la plastica sopra la carta, faccio un cerchio attorno alle risposte. Poi lo metto sopra il mio test. Sono un genio o cosa? Ah! Cosa stai facendo? Niente. Sto solo guardando le mie caramelle. Sei strana, eh? Ora è il momento della verità! Bingo! Si allinea perfettamente! Sono in ritardo!
Questa lezione dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Ah, la matematica è la mia condanna. Che cosa? Non sapevo che ci fosse un test oggi. Non ho nemmeno studiato. L'insegnante lo noterà. Ah! Non sta guardando, non è vero? Ma cosa sta facendo Jennifer? Signorina? Spero non sia un libro di testo. Beh, non ha funzionato. Forse posso guardare il foglio di Kate. Come sei furba, Jennifer? Jennifer? Stavo solo facendo stretching, prof. Ora come faccio? Jennifer! Ne ho avuto abbastanza! Oh, non posso fallire questo test! Ehi, il mio anello! Ecco la soluzione ai miei problemi! Hai un foglio a quadretti da qualche parte? Prendi delle forbici e ritaglia un mucchio di quadratini. Pinzali insieme e crea un libro. Quindi scrivi le risposte. È piccolo, ma leggibile. Dopo aver inserito le risposte, incolla la parte superiore sull'anello. Una volta asciutto, sei pronta! Oh, sto già meglio! Chi sapeva che la matematica potesse essere così facile? E l'insegnante non se ne accorgerà! Non ti muovere, Jennifer! Jennifer, ti sto guardando! Beh, forse ti servirà un nuovo paio di occhiali! Oh, ma che capelli! Così dovrebbe andare! Che cosa? Il test di scienze è oggi! Oh, ma come ho fatto a dimenticarmi? Forse posso studiare rapidamente! Non lo apro da chissà quanto tempo! C'è così tanta polvere! Bah! Non mi ricorderò un accidente! Sono destinata a fallire! Wow! Potrà mai andare peggio di così? Oddio! Ma aspetta un attimo! Posso scrivere su me stessa, non è vero? Ho appena avuto un'idea geniale! Posso scrivere le risposte sul ginocchio! Questo è il metodo per barare più figo di sempre! Non devo più memorizzare le formule! Sei troppo forte, Madison! E per assicurarti che non sbagli, passaci sopra la lacca per capelli! Bene! Non mi sono mai sentita così preparata in tutta la mia vita! È il crimine perfetto! E quando l'insegnante non guarderà, dà un'occhiata al ginocchio! Per alcuni i test sono un gioco da ragazzi, ma per gli altri le cose sono più complicate! Non supererò mai quest'esame! Come fa Kate a essere sempre brava? È come se memorizzassi i libri di testo! Mi sento così stupida! Mi farà vedere le sue risposte? Beh, ma non conosci il trucco, Jen? Se hai problemi di questo tipo, moltiplica questa riga! Quindi moltiplica quest'altra, vedi? Quindi aggiungi questi due numeri qui. 6 più 3 fa 9. E questa è la tua risposta. 693. Questo trucco è davvero geniale. Wow! Grazie per avermelo mostrato. Non si può parlare durante il test. Kate? Fammi vedere. Che cosa? Che cos'è tutto questo? No, non può essere! Sì, può! $693!
Che tipo di stregoneria è questa? Chiamami la regina della matematica! Grande! Il mio foglietto è pronto per l'uso! Che dici? L'insegnante lo noterà! Forse è meglio farlo più piccolino! Vediamo se l'insegnante se ne accorge! Ehi! È troppo grande persino per questa taschina! Delle equazioni così lunghe non entrano su un pezzo di carta così piccolo! Dai, entra! Accidenti! Non posso mica memorizzarle tutte! Jennifer, sei stressata per l'esame di domani? Prendi! Aha! Molto divertente! Wow! Oh, poverino! Aspetta, ho un'idea geniale! Vuoi un foglio per barare? Scrivi le tue equazioni su un palloncino! Poi, sgonfialo! E mettici sopra del nastro per assorbire l'inchiostro bagnato! Poi, mettilo sopra l'unghia! È così piccolo! Nessuno ci arriverà! Adesso sì che sono pronta! Questo sì che era un trucco utile! Aia! Wow, è così figo, non è vero? Potrei ascoltarlo per ore! Grazie per avermi accompagnato al mio armadietto! Devo solo prendere i libri! Jennifer, occhio! Wow, che casino! Aspetta, dove stai andando? Sembra che tu abbia perso una bella occasione a causa del tuo disordine. Quanto mi mancherà quel sorriso. Oh, sembra proprio che dovrei rimettere in ordine. Hai il cartone delle patatine fritte? Attaccalo all'armadietto con un magnete. Ora puoi metterci qualsiasi cosa. Ora sì che va meglio. Ti piace, eh? Credo di essere troppo ossessionata dall'ordine. Dai, che possiamo riprendere da dove abbiamo lasciato. Spero che entri tutto in borsa. Sono in ritardo? Perché mi succede sempre? Su, entra! Per favore, chiuditi! Ah! Wow! Ammazza quanto sono forte! Addio puntualità! Forse non sto ragionando lucidamente. Già, e io so esattamente cosa fare. Vuoi ottenere il massimo dalla tua felpa? Metti tutto al centro in questo modo e avvolgi tutto usando il cappuccio. Tira il cordoncino e poi fa un bel nodo. Quindi crea un cinturino con le maniche. Meglio se il nodo è doppio. Ehi, guardate che borsa che ha Kate! Ha persino una tasca per il telefonino! Bella! Quando si tratta di studiare, è una questione di ordine e organizzazione. Ed evidenziare quello che ci vuole. Questo test sarà un gioco da ragazzi! Ehi! Bisogna bere per concentrarsi meglio! E adesso, ricarichiamoci! Insomma, stavo dicendo. Sì, certo. Jennifer! No! Il mio compito! Non sono giocattoli, Jennifer! Come faccio adesso? Kate, stai calma. I limoni non servono solo per fare la limonata. Wow, ma come hai fatto? Che frutto magico! La prossima volta che evidenzi qualcosa e poi cambi idea, un limone può salvarti la giornata! Figo, non è vero? Assicurati di usare un altro limone per la tua bevanda! Lo sapevo che avevo lasciato i fantasmini qui! Ecco qua!
Ma dov'è l'altro? Non può essere mica sparito, giusto? Perché si perdono sempre? Deve essere qui da qualche parte. Divento matta quando succedono queste cose. Eh? Ma dai, sul serio? Almeno è dello stesso colore, giusto? Ma forse sono più simili di quello che credevo. Trasforma una calza in un fantasmino in pochi secondi. Tiralo giù e infilalo sotto il tallone in questo modo. Continua fino ad arrivare alla punta dei piedi. Mettila sotto e tirala indietro sopra al tallone. Ora sembra uguale. Chi ha bisogno di calzini accoppiati quando si ha l'ingegno? E non si vede la differenza! Tenete gli occhi sul compito. Meno male che ho studiato. Perché sono stato ai videogiochi invece di studiare? Sto impazzendo. Ehi, mi daresti una mano? Ok. La 1 è 2,50. La 2 è 65. Chi sta parlando? Quei furbacchioni. Shh, silenzio. Come se potessero ingannarmi. Dovrò farlo in un altro modo. Non devo neanche dire una parola. Oh oh. Fate i bravi o vi boccio. Si mette male. Aspetta. La soluzione è così ovvia. Psst. Guarda le mani. Posizioni diverse per lettere diverse. Ho capito. Ok. Qual è la 1? Ah. E la 2? Che succede laggiù? Tengo il ritmo. Ok. Non è male, piace anche a me. Super. Dove l'ho messa? Ehi, hai dell'acqua? Certo. Devo solo spostare alcune cose. È qui, da qualche parte. Attenta, Betty. Sta diventando ridicolo. Aspetta, solo un secondo. Ti porti dietro un sacco di vestiti? Ci sto arrivando. Avrei degli impegni. Ecco. Ah. Davvero, Betty? Trovata. La prossima volta prova così. Prendi una maglia, un reggiseno e anche questi. Piega la maglia e arrotola tutto come un burrito. Infine, prendi un calzino, giralo al contrario, infilaci la mano e afferra i vestiti. Tira su il calzino, così da avvolgere tutto. Guarda come si incastrano meglio. E hai spazio per altre cose. Un trucco fondamentale se hai uno zaino. Guarda che roba! Come posso ringraziarti? È geniale! Meglio andare in classe. È il grande giorno. So già che prenderò un ottimo voto. Chissà com'è andata Betty. Dovrebbe essere qui. Andiamo? Sapevo di averlo. Ecco a lei, prof. Ben fatto, Lily. E tu, Betty? Posso vedere il test? Ne ha passate un bel po'. Non è accettabile. Devi avere più cura delle tue cose. Ma che cavolo! Come se avessi tempo per queste cose. Che schifo. Oggi va sempre peggio. Aspetta un attimo. Forse ho un'idea. Questa confezione può essere trasformata. Nastro giallo alle due estremità. Una volta fatto, aggiungiamo uno di questi. E come tocco finale, il mio test di astronomia. Mai sottovalutare la presentazione. Perfetto. Vediamo se resisterà a questo. Vediamo, Lily. Molto bene. Betty, tocca a te. Ecco a lei.
Oh, questo è il tuo miglior lavoro. Ha funzionato. E un sorriso anche a te. Ehi, ho preso il pranzo. Grazie mille, sto morendo di fame. Sicuro è buonissimo? Oh! Oh, è delizioso! Oh, tieni un tovagliolo se ti serve. Hai qualcosa in faccia. Oh, grazie! Fatto, tieni! Beh, io non sono così disordinata. Ehi, se mettessi un tovagliolo? Cosa? Mica sono una neonata. Dico sul serio, dovresti proprio. Va bene, ok. Mamma mia, sto solo mangiando. Sempre peggio, ma com'è possibile? Non sa nemmeno che cosa sta mangiando. Beh, via, capelli. Non riesco nemmeno a guardare, che incubo! Buono questo pranzo! Cosa? Devo andare! A volte è così strana! Ehi, più cibo per me? Ah, oh, questa mela sembra buona! Ehi! Vuoi condividerla con me, vero? Cosa? Che succede? Dopo te la ridò! Fammi un video! Ok, va bene. Mi raccomando, riprendimi bene. Wow, che brava! Io cadrei faccia a terra. Grande, grazie, ecco la tua mela. Che ragazza strana. Niente è meglio della pizza. Ma cos'è questo odore? Oh, che puzza! Oh, per fortuna, pensavo si sedesse qui. Ehi, se non ti dispiace mi siedo qui. Non c'era posto al mio tavolo. Mamma mia, ma che sta mangiando? Che puzza così! Ah, oh, che buona la cipolla! Che odorino! Oh mio Dio, la mangia come una mela! Ne ho un'altra se vuoi! No, grazie, sto a posto! Come vuoi, che cipolla per me? Questo pesce avanzato è buonissimo! Un filetto intero? Oh, che schifo! Sembra buono! Devo solo sistemare cipolla e peperoni! Oh, ecco qua tutto sopra! Una scaldatina! Torno subito! Oh, è andata via e si è portata via il pesce! La Fanta toglierà questo odore! Ho l'alito che puzza di cipolla! Ok, il pesce è pronto! Si sente fin qui quella puzza! Che c'è di meglio del pollo fritto? Ehi amica, come stai? Devo rispettare la dieta io! Quindi insalata sia! Questo pollo fritto sembra divino! E anche le patatine! Stesso sapore! Vorrei poterlo mangiare anche io! Oddio, sto sbavando! Oh, ne vuoi un po'? Devo stare a stecchetto! Capito! Per fortuna non sono a dieta! Che sofferenza! Forse se la guardo a lungo anche l'insalata avrà quel sapore! Un altro pezzettino! Acquolina, aiuto! Ma che... No, mi sta bene! Mi passa quasi la fame! Oh no! Non berlo!
Ora mi sento male. Sì, devo andare. Oh, occhio non vede, cuore non duole. Qualcuno l'ha riempito. Guarda, è la mia parte preferita. Com'è potuto succedere? Sì, pessimo da ogni angolazione. Ehi, mi hai presa in faccia! Oh, scusa! Patatina, sono ancora commestibili! Ehi, non immagini cosa mi ha detto Kevin! Sì, finalmente mi ha chiesto di uscire! Oddio! Colpa mia! Ti ho presa! Giusto un po'! Fazzoletto? Meglio un asciugamano! Ho desiderato un hamburger tutto il giorno! Oh! Oh! Ti è esploso l'hamburger! Perché ti succede sempre? Non c'è nessuno, posso bere in pace! Oh, ehi, scusa, sono in ritardo! Stai bene? Ecco! Aspetta, una cola! No, meglio di no! Meglio che lo faccia io! Io! Ecco a te! Crisi evitata! Beh, almeno per ora!